Una gara podistica contro la violenza sulle donne. In concomitanza è stata anche donata una panchina rossa alla città di Arezzo da parte di Zero Spreco Academy di Aisa Impianti, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Aisa Impianti, sì, assieme a Zero Spreco, che è un po' la sua filosofia, deve essere, è il suo compito essere vicina a tutti quei momenti in cui si può fare sensibilizzazione e comunicazione su temi anche molto gravi, molto importanti come quello della violenza sulle donne. Per significare proprio che dobbiamo essere attivi tutti i giorni dell'anno, non solo oggi, su un tema che ci riguarda, perché noi viviamo in una sfera che si chiama ambiente e quindi qualsiasi cosa succeda in questa sfera dove viviamo tutti, comunque prima o poi ci viene a cercare, prima o poi ci viene a trovare, quindi ci riguarda. È il motivo per cui Zero Spreco oggi è qui insieme a tante altre associazioni per significare la propria presenza e attività per tutti quelli che sono i temi sul sociale come questo. Gli omicidi sono diminuiti, i femminicidi no. È evidente che dietro c'è un problema culturale che dobbiamo destrutturare e quindi dobbiamo fare interventi continuativi anche nelle agenzie formative come le scuole. Partire dalla primaria, le medie, le superiori, l'università e anche interventi come questi per sensibilizzare l'opinione pubblica a questa tematica che ci riguarda tutti, uomini e donne. La panchina è stata personalizzata dall'Associazione Toscana Abile e Inner Wheel Arezzo. La corsa è stata invece organizzata dall'Unione Polisportiva Policiano. Oltre 200 atleti al via significa che ha avuto un grande successo, ma soprattutto persone che vengono anche fuori dalla provincia d'Arezzo, fuori dalla regione, quindi addirittura dalla Romagna, addirittura c'è uno che viene dall'Italia, quindi soggetti che hanno voluto con questa loro partecipazione dimostrare qualche cosa nei confronti di questa giornata speciale per la violenza contro le donne, insomma. Questa prima edizione della City Trail è stata vinta da Emanuele Graziani con il tempo di 20 minuti e 9 secondi. Nella gara femminile, vittoria per Virginia Leonardi, 23 minuti e 36 secondi. Nella categoria invece veterani, con 22 minuti e 18 secondi, vince Salvatore Basile. Da segnalare anche la presenza di Emilio Donza, 81enne, che ha corso tutta la gara sotto i 40 minuti. Se la motivazione è giusta, si può arrivare a fare anche delle grosse iniziative, nonostante i periodi sbagliati, chiamiamolo così, fra virgolette.